cosa fa l'amante sposato in tempi di coronavirus? Come si sente nella relazione con l'amante? Che cosa vive veramente? Che cosa ci dobbiamo aspettare in tempi di coronavirus dal nostro amante che è sposato, che sappiamo che è il nostro amante e abbiamo accettato di viverlo come amante, perché qualcosa nella relazione magari pensiamo o ci ha fatto credere che non va. Bene, allora, il tempo di coronavirus è una benedizione. Scusate, il termine, no? Perché benedizione coronavirus è un contrasto, è un ossimoro che potrebbe sembrare un po' azzardato, un po' spropositato, ecco, nel rispetto di chi vive il dramma, giustamente, della malattia, della morte, della terapia e di tutto quello che sappiamo, insomma, coinvolgerci in questo momento. Anche se trasversalmente o direttamente. Però, focalizzandoci sul problema, perché poi il coronavirus è un problema, ma le paturnie che avevamo prima del coronavirus, durante il coronavirus, sono le stesse. Ecco, quindi se abbiamo un amante che è sposato, che adesso è costretto a vivere il rapporto con la moglie 24 ore su 24 o quasi, o metà giornata, perché comunque ci sono lavori che ti tengono comunque, ripeto, a lavoro e quindi non ti costringono a casa come per tanti altri. Beh, comunque significa un isolamento e un contatto molto più intenso con la persona con la quale potresti aver manifestato, almeno al cospetto della tua amante, dei problemi. Questo è un momento perfetto per capire, finito il momento di allarme, il momento di isolamento, finalmente sapremo che tipo di rapporto possiamo instaurare con il nostro amante sposato. Perché se è vero che tutti i vincoli che possiamo mettere come amanti alla persona sposata, ecco, no, classico vincolo, se tu non lasci tua moglie, io e te non possiamo stare più insieme. Beh, considerato che l'uomo che lavora, che la moglie la vede poco, che non ha comunque l'esigenza e come dire, l'impellenza di trovarsi faccia a faccia con sua moglie in un rapporto che ti mette per forza a contatto con la realtà vera di coppia. E il coronavirus invece è un'occasione. Quindi è esattamente in questo tempo, e soprattutto non in questo tempo, finito il periodo dell'allarme che stiamo vivendo, che avrete la certezza, voi amanti, donne, che aspettate il messaggino, che aspettate di entrare in chat, che aspettate la telefonata nei momenti in cui va a prendere sigarette o a fare la spesa in fila, e insomma, aspettate un cenno. Aspettate un cambiamento, un'epifania, ecco, da parte del vostro amante sposato. Bene, se è finito questo periodo, non arriva neanche minimamente la possibilità di un divorzio, la possibilità di una separazione, perché è proprio in questi giorni che si vive la quotidianità in coppia. Sposati, conviventi, è chiaro, no? Se scoppia la coppia, scoppia proprio. In tempi di coronavirus, chiunque ci sarà arrivato. E quindi è proprio in questa quarantena che avrete veramente la certezza e la risposta a tutte le domande. Quello che non avete avuto prima, adesso si sintetizza maggiormente durante e soprattutto alla fine di questa quarantena. Quindi, in tutto questo che cosa dire? La quarantena dura molto. Chi soffre il disagio, essendo passate già 2 o 3 settimane, a seconda delle zone rosse, a seconda della localizzazione della residenza, beh, già comunque il vostro padre dovrebbe aver manifestato un disagio, manifestato un'intenzione, manifestato qualcosa che vi possa indurre a pensare che l'opzione A
lascia la moglie, diventa più certa, o l'opzione B, non la lascerà, è quella forse più evidente. Questo lo dico perché non è detto, perché possiamo avere di fronte un emotivo che vuole viversi soltanto in maniera libertina le sue avventure extraconiugali, ma continuerà ad amare la moglie per sempre, oppure un indeciso che veramente non sa che pesci prendere e non sono sicuramente a giudicare l'esito del vostro, del tuo che mi segui rapporto. Quindi, comunque, è questione di tempo. E questione di tempo, ma cioè, tra un mese non avete altro che la conferma di quello che già iniziate a pensare adesso che il vostro amante è in stretto contatto con sua moglie. O la va adesso o la spacca. Quindi già potete avere una certezza abbastanza evidente di quello che sta per succedere, nel bene o nel male. Vi saluto, un bacio a tutte, Angela Califato, Love Coach. Se volete, siamo in quarantena e c'è diciamo, la promozione speciale, per cui vi posso anche dare consulenza gratuita al telefono o via mail. Però non scrivetemi, anche se ho una pagina Facebook, Angela Califato Love Coach, anticipatemi, ma poi scrivetemi la mail, perché altrimenti non vi risponderò mai su Messenger. Angela Califato Love Coach. Un bacio a tutti e a tutte, soprattutto. Sono donna.